Eccoci, buon pomeriggio. Vi chiedo scusa, abbiamo attivato il rec nella nostra telecamera perché stiamo registrando tutte le sale, quindi questa importante 3 giorni che si conclude oggi con la masterclass sarà visibile sul nostro canale YouTube che curiamo con grande attenzione e che per noi è anche uno strumento didattico per i nostri allievi perché abbiamo registrato tutte le masterclass e per noi sono delle vere e proprie lezioni aperte. Un po' mi dispiace Alessia Ma noi chiudere, dormiamo. chiudere questo convegno se mi sentisse mia moglie perché torno così stanco la sera, però è stato veramente molto bello e chiudere oggi con Michelangelo Frammartino è per noi davvero una grande gioia. Abbiamo un po' smaltito l'entusiasmo di ieri con Costanza, con Cecilia Mangini, con le altre masterclass. Quindi sono 5 masterclass, ho considerato anche quella di Ah, sono anche Stefano. di Sì, Mangini. esatto, sono 5. Per cui io mi taccio, vi ringrazio per questa costante presenza e quindi do il benvenuto soprattutto a Michelangelo che avevamo già avuto qualche anno fa per il mese del documentario, abbiamo fatto anche delle Skype e quindi per noi è davvero un piacevole ritorno. Alessandro. E allora, ringrazio Ivan per il suo sentimentalismo così debordante. E comunque, come Sicilia Film Commission, assolutamente confermo, diciamo, l'avevo detto quando abbiamo cominciato all'Osteri, mi piace pensare questo convegno che, diciamo, più va avanti, più mi sembra riuscito in questo suo intreccio, diciamo, di tutti i fili di cui è composto, mi piace pensarlo come l'inizio delle celebrazioni un po' pomposo, ma insomma delle attività in occasione dei 10 anni della fondazione, dell'inaugurazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola del Documentario di Palermo e del Cinema de Seta. E quindi insieme a Costanza, a Ivan e a te pensiamo a cosa programmare per l'anno prossimo anche in collegamento con gli stati generali del documentario e con i cantieri del documentario che appunto a dicembre 2008 aprirono le danze qui ai cantieri culturali. Volevo dare anche il mio personale benvenuto a Michelangelo Frammartino, ringraziandolo personalmente di aver accettato il nostro invito e so che avrà appunto una forma dialogica, quindi ringrazio anche Daniele per il suo contributo. Sì, vabbè, ça va sans dire. Vabbè, sì. Sì, no, mi piace, però Vabbè. No, ripensavo alla bellezza dell'incontro con Cecilia Mangini di ieri sera. A proposito, e poi è andata a vedere la mostra di Antonello da Messina? ora è qua, arriva adesso. Perfetto, no, una vitalità veramente sconvolgente. A te il microfono. No, io non, davvero, mi riserverei piuttosto, anche per ragioni di tempo, un momento alla fine, anche soltanto per chiudere queste 3 giornate, quindi ma davvero soltanto un momento. Adesso mi sembra invece giusto lasciare la parola a Michelangelo Frammartino e a Daniele e a me, insomma, soltanto in chiusura un ringraziamento, ma se siete d'accordo, insomma, lo rimanderei dopo questo appuntamento, e grazie a Michelangelo Frammartino e a Daniele Dottorini per questo incontro. A voi, a questo punto, la palla. Allora, innanzitutto grazie per essere qui, grazie a Michelangelo soprattutto per essere qui, è veramente un piacere. Questo percorso molteplice fatto appunto di incontri di diverso tipo, tra cui la masterclass intesa proprio come incontro anche aperto, ciclo che si conclude
con Michelangelo. Un piacere anche personale per me averlo qui, insomma, Michelangelo è un amico. E quindi l'idea sarebbe di dialogare insieme a partire da alcune questioni, da alcune domande che avevamo pensato potessero costituire una sorta di filo rosso dell'incontro, che poi permetterà a questo dialogo di diventare un dialogo a più voci, perché poi sarebbe bello discutere insieme a partire dalle cose che Michelangelo disseminerà in questo periodo. Allora, l'idea è un po' quella di partire da un percorso di interrogazione dell'immagine, di avvicinamento al cinema, che avviene in modo molto particolare perché tu non hai fatto una scuola di cinema, quindi non hai... Io sì, ho fatto una scuola. Lui ha fatto una scuola di cinema, però l'hai fatta dopo. Dopo cosa? Dopo quello che tu mi avevi raccontato, ma adesso non ne parliamo. È impreparatissimo. Se non fossimo amici sarebbe finita qui. Lui ha fatto una scuola di cinema e ma ci è arrivato per motivi strani. E comunque in realtà il percorso che tu hai fatto ha una traiettoria particolare, che però ti ha permesso anche di sviluppare poi un approccio con il mondo delle immagini e con il cinema, che è poi quello che ha caratterizzato il tuo lavoro. E so che tu volevi partire da una serie di problemi che sono anche proprio relativi a che cosa fare. Sì, la cosa che ci sembrava divertente provare a fare, anche con un pochino di imbarazzo, però vabbè, fa parte del gioco, essendo insomma in una scuola, essendo un centro di formazione, parlare un po' dell'origine, parlare di quel momento in cui cominci, cioè quel momento importante, credo, in cui si passa dalla condizione di spettatore a quella di filmmaker, no? Quel momento di passaggio, insomma, e sempre senza dimenticare che la condizione dello spettatore è quella più importante, credo, sempre. Ho un po' la sensazione anche che quando si gira, in qualche modo il filmmaker è già seduto in sala a guardare il film che sta facendo. Ecco, c'è questa sorta di strana doppia temporalità: sei lì sul set, ma forse del set sei l'unico che in qualche modo si è già spostato a 2 anni dopo, cerchi con l'occhio nella loop di immaginare cosa saranno quelle immagini dentro una sala. E vabbè, ma al di là di questo, allora volevamo parlare di primissimi lavori, no? Che sono anche molto balbettanti, imbarazzanti, anche molto ingenui. Poi io penso che ci sia molta ingenuità anche nei lavori che faccio adesso e che cerco di preservarla, questa ingenuità. E allora vi faccio vedere una cosa che risale, credo, a più di 20 anni fa, e che però non è un film, ma è una, per così dire, un'installazione, e che io feci con degli amici alla Scuola di Cinema di Milano, la Scuola di Cinema che tu sai io ho frequentato. C'era a Milano. E c'erano diverse questioni in ballo. Una era questa: noi allora utilizzavamo, per provare a fare dei corti, provare a fare dei lavori, utilizzavamo il VHSC, VHS Compact o il Video 8, e tendenzialmente li prendevi quando avevi 20 anni e provavi a fare Odissea nello spazio con il Video 8, tendenzialmente si faceva così. Cioè cercavi di utilizzare il video come un surrogato della pellicola e cercavi di imbastire una narrazione. E invece in questi lavori cominciavi a ragionare su delle possibilità insite a quello strumento, no? Cercavi di capire se il video potesse o no darti qualcosa che, cioè invece di imitare il 35, ecco, mi può dare qualcosa che il 35 non mi può dare, invece di scimmiottarlo. Allora con Daniele abbiamo pensato di farvi vedere alcuni lavori. Farli vedere significa, siccome un'installazione
per quanto semplice, dovresti allestirla, dovresti montarla, quello che possiamo fare è farvi vedere alcuni filmati di documentazione. Questa credo sia un'installazione del 94, del 93-94, e provo a raccontarvi com'era fatta, eccola qui. Allora, l'immagine che avete visto della sveglia, perché era molto ingenua, perché è un'installazione a circuito chiuso sostanzialmente, ma noi non avevamo molto studiato all'epoca, quindi non sapevamo cosa fosse esattamente un closed circuit, no? Non conoscevamo Bruce Nauman o Graham, insomma, anche molto ignoranti, e quindi erano degli esperimenti, insomma. Allora, quello che accadeva era questo: eravamo lo spazio che intravedete, l'atrio della Scuola di Cinema di Milano, e sulla scrivania della commessa di quel piano avevamo appoggiato un monitor 14 pollici con questa immagine all'interno della sveglia, e tra la scrivania e il monitor c'è un piatto girevole. Questa era l'unica, diciamo, singolarità di questo allestimento. E avevamo poi posto due camere, una è questa e una era messa in campo medio, che riprendevano le reazioni degli studenti. Non so perché è scomparso l'audio, ma insomma c'era anche un audio di questa documentazione. Spento il proiettore? No, è scomparso semplicemente l'audio, non c'è. Cioè non è scomparso adesso, è scomparso dai miei DVD. Ecco, allora, quando qualcuno si avvicinava al monitor e lo muoveva sul piatto girevole, quello che accadeva era che realizzavi quella cosa che facevi da piccolo, no? Quando andavi dietro il televisore per vedere la nuca di Mike Bongiorno, sostanzialmente, no? Quindi si trattava di vedere il dietro delle cose. E questi sono un po' di docenti di allora che si fanno degli scherzi tra... insomma, giocano con questa interazione. Poi avevamo messo sulla scrivania uno schema, perché il problema non era tanto l'effetto, diciamo, speciale, ma era ragionare un po' sul dispositivo. Ecco, questo era lo schema. Ci dovrebbe essere una zoomata. Ecco. Vedete che il sistema è semplicissimo, cioè quando tu ruoti il monitor, al monitor è applicato un asse di metallo che si infila nel cassetto della scrivania, e all'estremità c'è presente la sveglia, no? Realmente nel cassetto c'è una telecamera che la filma, e quindi lo spettatore, il fruitore, chiamiamolo come preferite, nel ruotare in realtà si trasforma in operatore, quindi realizza una sorta di carrello circolare, no? Quindi è un piccolo oggetto che funziona in diretta. Allora, la questione era sicuramente quella di provare a capire come utilizzare degli strumenti come il video a bassa definizione, e come provare a utilizzarli in una maniera che non fosse lo scimmiottamento del cinema. E l'altra questione, che era quella che tu introducevi, Daniele, era quella per me, per la mia generazione, di riuscire a costruire un ponte forte tra te e l'immagine, no? Quindi tra il soggetto che guarda e l'immagine guardata, no? Riuscire a rompere quella barriera, no? Io appartengo a una generazione, sono nato nel 68, quindi ero proprio piccolo quando sono arrivate per esempio le TV private, e la mia generazione di televisione ne ha vista ore giornaliere, quindi eravamo immobilizzati, no, davanti a questa sedia, e riuscire a fare dei lavori adesso dovrei dilungarmi e dire che c'è una forte influenza dello Studio Azzurro, che è un gruppo importante milanese, che per esempio sulla mia formazione ha influito tantissimo, e per me lo Studio Azzurro è stato in qualche modo il modo di alzarsi da quella sedia che ti immobilizzava davanti allo schermo, e invece così allungare una mano, toccare, intervenire, costruire un rapporto diverso con le immagini, e ecco, i primi lavori andavano in qualche modo in questa direzione.
Ve ne faccio vedere un altro, un pochino più strutturato, che era stato realizzato per un'edizione di Filmmaker, non so se conoscete questo festival milanese, che è insomma una risorsa di quella città, che è una città che non ha, insomma, che ha il design, ha la moda, ha la pubblicità, ma così è meno attiva sul cinema e infinitamente sul cinema indipendente. E Filmmaker è un baluardo importante e tra l'altro un baluardo anche produttivo, perché è un festival che cerca di produrre lavori, e qui siamo attorno al 96, credo 97, e mi avevano aiutato a produrre questa installazione, ve la mostro velocissimamente. C'era uno spazio introduttivo composto da queste lampade che avete intravisto e che illuminavano dei leggi. Sui leggi ci sono delle pagine adagiate, ma sono in stoffa, per cui erano spiegazzate, e riportavano alcuni frammenti della Casa delle Belle Addormentate di Cavabata. E il pubblico, per leggere, doveva stirare in qualche modo queste pagine, e quindi si abituava all'idea di allungare una mano sotto il fascio di luce di queste lampade. E quindi quando raggiungeva invece l'oggetto centrale, che era una sorta di letto a baldacchino, qui però l'immagine, il suono dovrebbe esserci, una sorta di letto a baldacchino con l'immagine, come nel racconto di Cavabata, di una fanciulla assopita, potevano cominciare questo gioco di così comunicazione nel sonno con questa figura assopita. Però una comunicazione mediata dall'ombra dello spettatore e non, diciamo, diretta. Anche questo è un lavoro a circuito chiuso, noi non avevamo interfacce, né avremmo saputo usarle, né avevamo programmatori nel nostro gruppo di lavoro, quindi lavoravamo sostanzialmente in circuito chiuso. E non so se si vede, ma in alcuni momenti dovreste vederlo, l'ombra dello spettatore, eccola qui, la vedete. Non è la mia, non è questa, cioè non è un'ombra bidimensionale, ma è un'ombra che prende il volume del corpo della fanciulla assopita, quindi è un'ombra un po' particolare, che ottenevamo con un dispositivo a circuito chiuso che provo a illustrarvi. La fascinazione era data da un libro che circolava molto in quegli anni nelle scuole, che era Il delitto perfetto di Baudrillard, e che si rifaceva al testo di Cavabata per ragionare proprio sul rapporto tra lo spettatore e l'opera. Qui per noi non era tanto importante il fatto che la fanciulla rispondesse nel sonno alle sollecitazioni, ma era molto importante che l'ombra dello spettatore, quindi una parte dello spettatore, senza ombra saremmo figure bidimensionali, insomma, sapete che ci sono culture in cui è una violenza calpestare l'ombra di qualcuno, insomma, che l'ombra dello spettatore entrasse profondamente all'interno dell'opera. Questo non c'entra niente, solo velocemente vi faccio vedere come era realizzata questa cosa. Ovviamente sono lavori molto molto semplici, però ci sembrava, speriamo, interessante per degli studenti ragionare su queste cose. Ecco, questo era il circuito, non so se si riesce a capire, ma sostanzialmente questo è il letto sulla quale viene proiettata l'immagine della fanciulla assopita. È un'immagine in retroproiezione, e la lampada che avete intravisto, che pende sul letto e che proietta un cono di luce, in realtà non è una vera lampada, ma è una telecamera.
che tra l'altro mi aveva dato proprio lo studio azzurro che mi aveva appoggiato in questo lavoro. E quindi è una lampada che è tarata in modo da non riuscire a leggere l'immagine della fanciulla assopita, perché risulta sovraesposta, e quindi l'unica cosa che legge questa camera è la mano dello spettatore, che ovviamente è una macchia nera, no? È una sagoma nera di una mano, che è quella che vedete in questo schermo. Quindi questa telecamera filma il braccio, la testa, la mano dello spettatore, e la trasmette a un proiettore che in un'altra sala in diretta, un proiettore che proietta questa mano sul corpo di una performer, e quindi ovviamente, no, questa immagine si sagoma sul corpo della performer. Un'altra telecamera filma il corpo della performer con l'ombra che si è sagomata sul corpo, ed è questa l'immagine che raggiunge la superficie del letto. Quindi è una sorta di doppio circuito chiuso. Ecco, questo per dire che, come dire, da studente la questione era quella di cercare di lavorare su un rapporto, dovrei dire interattivo, molto molto intenso, tra lo spettatore e l'opera e l'immagine, no? Per me, per esempio, che da ragazzino il cinema era un luogo molto molto distante, no? Ti raccontavo prima che quando ero la mia è una famiglia calabrese di immigrati a Milano, e mia madre considerava il cinema, che è una mamma stupenda, ma considerava il cinema un lusso, per cui quando io vedevo un Prossimamente in televisione, insomma, vedevo che c'era un film nelle sale, lei mi diceva: vabbè, ma lo vedi quando arriva in televisione? E allora ci volevano 6 o 7 anni, no? se vi ricordate, perché un film arrivasse. Per cui mi facevo i conti, avevo 6 anni, dicevo: vabbè, lo vedo a 12. Ecco, e quindi in casa, per esempio, avete fatto la masterclass con Alina, che è una carissima amica, no? E Alina, per esempio, aveva il 16 mm in casa, no? Vabbè, per Alina il cinema è un po' come una lavatrice, è un po' come un elettrodomestico, insomma. E da lì nasce il rapporto meraviglioso che lei ha con i materiali. Per me il cinema era un luogo irraggiungibile, per cui i primi lavori sono stati quelli di cercare di costruire un ponte, no? Per raggiungerlo, in qualche modo. Per... Sì. O sì. Per raggiungerlo. E per questo ho fatto una scuola di cinema. No, non l'hai fatta, perché... Allora, no, questo è un elemento interessante, anche perché uno ti permette poi di creare un altro ponte, cioè quello che poi arriva a... dalla costruzione di circuiti chiusi, che però ti permettono in qualche modo un percorso di avvicinamento e soprattutto di modifica dell'immagine. Cioè in qualche modo, pur in queste forme abbastanza circoscritte, però questa immagine viene modificata da un'azione. L'azione di qualcuno che o muove un televisore o muove la propria mano, e quindi l'immagine non è, come dire, non computer. Sì. Compiuta come di fronte ad uno schermo. In realtà c'è sempre, lo sappiamo benissimo, un'azione di trasformazione dell'immagine grazie alla presenza di qualcuno che la guarda, però c'è un passaggio, il momento in cui tu, pur non avendo mai fatto una scuola di cinema, decidi di fare qualcos'altro. Tu però prima parlavi dell'influenza di Studio Azzurro, che è stata, diciamo, per la Milano di quegli anni anche centrale, perché poi Studio Azzurro lavorava anche su questo aspetto, sulla possibilità di trasformare non solo le immagini, ma proprio gli oggetti, gli spazi, il rapporto tra l'immagine e lo spazio, che è un altro aspetto che poi in realtà confluirà nel tuo percorso di cineasta. Beh, Paolo e lo Studio Azzurro, loro tendevano a parlare di non di installazioni, ma di videoambienti. No? Il termine che loro utilizzavano, che loro utilizzano, è questo. E sì, io la prima, non sono mai stato a Bottega allo Studio Azzurro, però li ho conosciuti nei primissimi anni dell'università, ma li ho conosciuti come fruitore delle opere,
ed è stato un colpo al cuore, insomma, vedere quello che stavano facendo. E poi Paolo era una persona estremamente accogliente nei confronti dei giovanissimi e quindi era sempre molto disponibile a spendere il suo tempo per ragionare su delle cose, quindi per me è stato estremamente importante il loro lavoro, il lavoro di Paolo, la loro prossimità a Milano, il fatto che fossero lì, cioè che fosse possibile fare a Milano. Ecco, io non mi è capitato, ero troppo timido per propormi allo studio come runner, però dava molto fiducia sapere che a Milano si facevano delle cose così belle, insomma, quello è stato molto importante. E per quanto riguarda quello che dicevamo prima, cioè il passaggio invece al cinema inteso come realizzazione di un film, che poi arriverà poi successivamente, che sarà Il Dono. Come lungometraggio e Il Dono, sì. Allora, provo a farvi vedere una cosa rispetto a questo. Allora, per me resta, cioè, in quegli anni lì, cioè sul finire, insomma, tra il 97 e il 98, insomma il nuovo millennio, mi sembrava che nel lavoro con il video, per quanto balbettante, però delle cose accadessero, no? Queste alcune installazioni che vi ho fatto vedere, insomma ne abbiamo fatte parecchie in quegli anni, e mi sembrava che lì si costruisse un rapporto forte tra il pubblico, se così lo possiamo chiamare, e l'opera. Però non mi sembrava di essere capace di fare la stessa cosa con un film, pur sapendo che si tratta di supporti diversi e mondi diversi, però la mission mi sembrava in qualche modo simile. E poi io devo dire che la cosa che a me ha, uno dei film che a me ha aiutato tantissimo a trovare un modo, ecco, poi se funziona non lo so, ma il film che più mi ha aiutato a trovare un modo è stato questo film di cui parlavamo prima, che non è di un cineasta, ma è di due artisti svizzeri che immagino conosciate bene questo lavoro, The Wasting Go, credo sia dell'87, qualcosa del genere. Che è un breve film in 16 mm che dura, mi sembra, 27-28 minuti se non sbaglio, di due artisti svizzeri che sul cinema e attorno al cinema hanno ragionato molto.
Mi fermo, so che è ipnotico e quindi quando parte lo vorresti sempre vedere, però la masterclass è mia e quindi vedete le mie cose. Non... è un lavoro che ho visto in un festival e per me è diventato un film molto molto importante, no? Come magari per qualcun altro è La terra di Dovchenko, che ne so, un film di Dreyer o di Bresson. Questo film per me è diventato importantissimo perché intanto non aveva l'uomo come centro, anche se poi anche di questo si potrebbe parlare ovviamente, no? Ma quantomeno l'uomo non compare nel quadro, e quindi il processo per esempio di godimento dell'opera per immedesimazione, io non sono un accademico, quindi so, abbiate pazienza per come mi esprimo, ma insomma il rapporto con l'immagine funziona in un'altra maniera, no? Poi senza la presenza umana anche il linguaggio cinematografico viene a mancare, no? Perché noi sappiamo bene che tutto il linguaggio, la scala dei campi e dei piani parte dal primissimo piano al primo, alla mezza figura, cioè ha l'uomo come centro e sembra non esistere un'inquadratura con un nome se non compare la figura umana all'interno del quadro. Questo film, questo corto in 16 mm, fatto solo di oggetti e di materie, e mi faceva pensare a un altro tipo di rapporto tra lo spettatore e l'immagine, di cui magari possiamo provare a dire qualcosa poi piano piano. Ecco, ma l'incontro con questo lavoro per me è stato importante. Vi faccio vedere una cosa breve, che era un esperimento, che tra l'altro io ho fatto con degli studenti, adesso non ricordo se del 2001, ma qualcosa del genere, e che era stato, che aveva vinto i 150 secondi a Bellaria, che era un festival ed era un premio che allora così aveva una sua piccola importanza. E per esempio questo cortissimo, fatto in video, cosa che ho fatto molto molto raramente, usare il video per delle narrazioni, era una forma comunque di rielaborazione di questo lavoro che vi ho appena mostrato. Vediamo cosa... Mi rendo conto che è un po' macabro, però il gioco anche con gli studenti era quello di costruire un racconto con sostanzialmente oggetti e presenze animali in primo piano,
e invece gli umani più spostati sullo sfondo, insomma. Il cane era mio, quindi ne abbiamo usati 12 per farla questa cosa. Tornando al cortometraggio di cui parlai, The Way the Things Go, c'è un elemento che tu hai detto è centrale, prima di tutto la dimensione dell'assenza umana, dall'altro lato quest'idea di ripetizione, meccanismo dei materiali di scarto utilizzati per costruire questo meccanismo che si ripete e non si ripete allo stesso tempo, perché poi non è assolutamente identico. Allora, questi elementi mi sembrano centrali anche per capire questo passaggio di cui stavamo parlando, che poi si riflettono in questa particolare operazione del mettere insieme una presenza animale e meccanismi in questo esercizio che tu hai mostrato. Non so se lo so dire bene. Allora, la questione, allora, l'incontro con quel film lì per me è importante perché sento che si attiva qualcosa in me come spettatore di molto forte, e non so se ho capito fino in fondo il perché, ho provato a spiegarmelo ed è diventata una traccia di lavoro importante. E in seguito io ho avuto la sensazione che il fatto di trovarsi di fronte ad oggetti ed animali in principio aumentasse la distanza tra me che guardo, spettatore, e la cosa guardata. Cioè, in qualche modo mi sembrava che io sono il soggetto, sono in sala, sono l'umano che guarda il mondo, e questa cosa che ho davanti, che è lo schermo, che è il film, è fatto di cose, di animali, no? Dei quali io dispongo col mio sguardo, no? Mentre invece la presenza degli umani innesca un rapporto più complicato. Io so dirlo così. Ecco, per me, indebolire la presenza umana significava in principio aumentare questa distanza, con la funzione invece poi di andare a indebolirla invece questa barriera, no? Nel senso che non so se tutti conoscono il film di Fish Device, ma è molto affascinante, almeno per me, il fatto che poi questi oggetti in qualche modo diventano dei personaggi, e che in questo capannone dove si svolge questa vicenda di oggetti, questa sorta di domino, sembra a un certo punto di attraversare dei generi, perché c'è una zona in cui ci sono più processi chimici, quindi c'è il fuoco, quindi ci sono delle zone d'ombra, sembra di entrare nel noir, ci sono dei momenti che sono più slapstick o più comici, e quindi questa dimensione iniziale di distanza, non posso certo emozionarmi guardando un materasso o una scala o una bottiglia, e poi scoprire che sono, la dico così perché non so dirla meglio, no? Quasi più umani degli umani, fa sì che ci sia un'enorme distanza che poi viene rotta, e questo per me è molto, molto, molto interessante, perché c'è una distanza proprio iniziale tra chi guarda e la cosa guardata, per poi accorgersi invece che c'è una stoffa comune che lega. E questa traccia, così, in questo lavoro che vi ho mostrato, Io non posso entrare, è un po' un gioco, un esperimento, forse è sempre un gioco, un esperimento nelle cose che faccio, però è diventato così, a me ha dato il coraggio di cominciare, per esempio, di fare un lungo, anche se non era programmato come lungo, è un piccolissimo film che ho girato in Calabria nel 2003, e a cui sono affezionatissimo perché c'era mio nonno come protagonista, e la Calabria che io andavo a filmare nel 2002 era una Calabria poverissima di presenze umane, no? Perché sappiamo che sono territori che sono stati, insomma, via via abbandonati negli anni, e però invece piena di altre presenze, di carcasse d'auto, di carrette del mare, perché era iniziata l'immigrazione dalle coste africane, e
era un luogo dove l'oggetto e le materie prendevano il sopravvento sulle presenze umane, quindi dove provare ad esercitare questo tipo di linguaggio, questo tipo di lavoro. Anche sono tutti oggetti che poi in realtà sono tracce di presenze umane, anche nel film, anche poi, gli oggetti di scarto con cui sono costruiti i dispositivi del... Certo, sì, sì, poi di questo ovviamente, di questo uomo invisibile si può ritrovare, si può parlare. E posso farvi vedere veramente un piccolissimo film in 16 mm girato, mi ricordo, in 14 giorni, senza una produzione, perché ci sembrava per un esperimento più giusto muoversi in questo modo. Vabbè, vediamo adesso. Non lo vedo da tantissimo tempo, però ecco, alcune scene sono in qualche modo connesse, credo siano connesse al discorso che vi stavo facendo, che stavamo facendo adesso con Daniele. Quindi questo pallone che sfugge al controllo e comincia un suo percorso, e altri oggetti che sono presenti nel film hanno a che fare con il discorso che stavamo facendo, e poi anche il finale del film è costruito sulla falsa riga di The Way Things Go. Il bidone che si vede è uno dei primi oggetti che si vede nel film, è il bidone nel quale il vecchio tiene in una terra dura, arcigna, arida come questo entroterra calabrese, il bidone è la sua risorsa per annaffiare l'orto. E quindi in quest'ultima scena, adesso qui da questo file vedete quello che vedete. La scena inizia con col vecchio che inspiegabilmente fora il bidone, per cui c'è questo getto d'acqua che comincia a fuoriuscire.
si è fatta aiutare da quel ragazzo che ha lo scooter a scavare una fossa, cosa che aveva già fatto all'inizio del film per seppellire il suo cane. E vedete che appoggiato al bidone c'è questo enorme rullo di cemento che serve per appianare il terreno, e quindi quando il bidone dell'acqua non ha più il peso per bloccare il rullo, si innesca insomma un meccanismo alla maniera, se volete, di Fishley e Weiss. Il cane, anche il nonno l'abbiamo fatto. Allora, parlavamo del passaggio da questo punto di vista, cioè da quest'idea di meccanismo messo all'opera automatico, ma al tempo stesso progettato, si arriva al dono, che è un film che tra l'altro insomma, fa giro diversi festival, come un film che immediatamente fa parlare di sé, colpisce per tanti motivi. C'è, posso elencarli così in maniera molto casuale, c'è un lavoro sul tempo, sulla durata dell'inquadratura, su ciò che accade all'interno dell'inquadratura. Basta pensare o anche alla sequenza della palla che cade lungo le discese del paese. C'è un modo con cui la presenza umana appare, ma sembra sempre apparire in qualche modo non con un ruolo centrale, se non in alcune inquadrature. È come se ci fosse la necessità di mostrare o di far sentire altro dal punto di vista dello spazio, dell'ambiente, dei luoghi, dei loro ritmi, dei loro suoni, che sono centrali, che poi confluirà tutto però con un altro, anche con un altro percorso avviato nelle quattro volte. Sì, era un piccolissimo lavoro che presentammo a Locarno nel 2003. Ed era realizzato, appunto, eravamo partiti in cinque persone di troupe, e con una macchina da presa 16 mm e un treppiedi, era quello che avevamo. L'intenzione era quello di lavorare sulla fissità, e questo perché si voleva lavorare in questa maniera, e quindi era veramente, potevamo essere leggerissimi, no? 16 mm, un solo treppiedi, un DAT per la registrazione del suono, quindi veramente pochissimi elementi, e si doveva avevamo credo proprio un paio di obiettivi, perché si voleva lavorare con il normale sostanzialmente, quindi lavorare con una certa profondità di campo, lasciare che le cose accadessero per l'appunto in profondità, e con la convinzione che questo appunto potesse dare allo spettatore molta più libertà, cioè convinti che la fissità potesse dare allo spettatore la maggior libertà di frugare con lo sguardo all'interno del quadro, senza obbligare a seguire una direzione che la panoramica invece a noi sembrava invece imponesse. E so che state molto ragionando su Bazin in questo periodo, e la lezione della profondità di campo bazeniana a me sembrava importante, validissima, no? quel di più di realtà di cui parla Bazin, dato dal fatto che la profondità di campo ti permette di frugare, permette allo sguardo di cercare le proprie traiettorie, di frugare, così come accade a me in questo momento, che posso scegliere chi guardare.
E quindi aveva un'impostazione di questo tipo. Quelli erano anni in cui invece c'era ancora la lunga onda del dogma, quindi nei festival c'erano molti film camera a mano, no? molto vi ricordate che con Lars von Trier e i suoi adepti avevano un po' sancito, non dico la morte dell'inquadratura, ma insomma si parlava di puntamento, no? Non so se vi ricordate. Quindi non tanto un'inquadratura, ma puntare il soggetto che ti interessa, così come farebbe un bambino al quale dai una telecamera, no? Che quindi indica la cosa che gli interessa e non fa una composizione. E qui invece c'era un po' invece la fascinazione per il quadro, per l'inquadratura, per la composizione, per la profondità di campo, per cui era un oggetto, come dire, che sembrava inattuale in quel momento, pur nella sua totale semplicità e anche, come dire, ruvidezza. E quindi per noi fu un'enorme sorpresa, perché poi il film uscì in Francia, quindi non... vedere il nonno nelle sale di Parigi è stato emozionante, portare il nonno a Locarno, al Fevi, no? Sapete, la sala grande da 4.000 posti, quindi eravamo partiti per un esperimento e tale rimaneva, però sì, ci fu una curiosità per questo oggetto, insomma. E poi? Poi cosa succede? Allora, qui c'è, tu l'hai detto, c'è un'attenzione per l'inquadratura. In un momento in cui sembrava in un certo senso quasi un dogma lavorare invece sullo sporcare l'inquadratura. Non eravamo ovviamente i soli a lavorare sull'inquadratura, Per l'amor di Dio. No, però stiamo parlando del tuo percorso, e quindi hai parlato dell'idea dell'inquadratura come spazio che permette, grazie anche alla profondità di campo, che delle cose accadano o che si possano far accadere, a noi sembrava che questo modo di lavorare desse quella famosa libertà di cui parlavamo prima dello spettatore, cioè che se nelle installazioni interattive tu puoi intervenire con la mano, toccare, quindi questa comunione con l'immagine si crea in una maniera evidente. E al cinema ci domandavamo come potesse accadere qualcosa del genere, dove stesse, no? Cioè un film che fai 2 anni prima e viene visto 2 anni dopo e che non ha il circuito chiuso, cioè la diretta, come fa ad essere vivo come un'installazione interattiva, no? E allora appunto la lezione baziniana ci sembrava portare in questa direzione, no? Cioè nella profondità di campo ognuno guarderà quell'inquadratura ogni volta in maniera diversa, no? Quindi è come se in qualche modo accadesse in quel momento, quindi la tua libertà, se così si può dire, passa attraverso il fuoricampo, attraverso la profondità di campo, attraverso il mancante, attraverso gli spazi che ci sono tra le inquadrature, cioè tutti quegli spazi che tu come spettatore sei chiamato a colmare, insomma, no? Però la chiave, pur sapendo, conoscendo insomma l'enorme differenza tra i supporti, tra la macchina da presa, anzi che è un problema che gli studenti forse hanno adesso, no? Voi adesso avete il 4, noi abbiamo tutti il 4K qui e poi ce l'abbiamo anche nell'Alexa, no? Cioè adesso il rischio è che sembra sempre di avere lo stesso strumento a disposizione, mentre è chiaro che sul finire degli anni 90 era molto evidente quale strumento, la differenza che c'era tra un Arriflex 35 e tra una videocamera digitale, no? E quindi che percorsi diversi in qualche modo potevano ispirare. Io tra l'altro avevo una formazione da architetto e quindi per me era molto evidente che cambiare supporto significa cambiare linguaggio e cambiare forma, no? Una cosa che abbiamo detto anche tante volte a lezione: se io costruisco col mattone non farò la stessa cosa che faccio se costruisco col legno, no? Certo. Perché c'è proprio una natura diversa del materiale che poi porta, dovrei dire, a una narrazione diversa. E quindi a me, come a tanti, sembrava assolutamente normale che il video portasse in una direzione e la pellicola portasse in un'altra. Però ci domandavamo con la pellicola, perché il dono era in 16, quali fossero i margini di dialogo tra il fruitore e l'immagine, e ci sembrava che passasse
attraverso la profondità di campo, attraverso il fuoricampo, attraverso il mancante, e però anche attraverso questi automatismi, questa presenza degli oggetti e degli animali, per le ragioni di cui stavamo parlando prima, insomma. Per andare più in profondità proprio sul lavoro del film, cioè sui tempi, su come si è costruita, diciamo, in tutto il suo aspetto e in tutta la sua tempistica la scrittura, perché in modo del film, quindi anche la preparazione, non solo la preparazione scrittura, ma proprio fino al montaggio finale. Tu dici è un piccolo film, però ha avuto comunque un lavoro di... Sì, no, non lunghissimo, però... Però, insomma, sì. Non brevissimo neanche. Che devo dire? Su. Come l'hai fatto? Ma credo che in questo film convergessero un po' di cose che... Cioè, sostanzialmente era il primo lungo, anche se non era stato programmato come tale. Noi eravamo partiti per realizzare un lavoro che pensavamo potesse durare 50 minuti, 60 minuti, e poi invece al montaggio abbiamo visto che aveva appunto un respiro un po' più ampio, ci siamo accorti di aver fatto un lungo sostanzialmente. E come è stato fatto? È stato fatto appunto con la voglia di lavorare su questi elementi di cui abbiamo parlato. Nasceva contemporaneamente, potremmo dire, da due istanze. Da una parte c'era un grande amore per questa terra, perché io sono nato a Milano, ma i miei sono entrambi calabresi e quindi io mi sono sempre sentito calabrese. E quindi un rapporto molto forte con questo mondo, che era tra l'altro il mondo che mi permetteva di girare una scena come quella del pallone, no? A Milano non puoi fare la scena del pallone che va via, cioè, no? Invece a Caulonia da bambino io ho perso ovviamente decine di palloni provando a giocare per le vie. Poi era un luogo dove sentivi fortemente la gravità proprio, no? Cioè, io ricordo che da piccolino arrivare in cima al paese, cioè in Piazza Mese, era un lavoro di gambe, no? Quindi arrivavi su in cima e sapevi che da lì potevi solo scendere, ti sentivi carico di questa energia. E io cercavo di fare in modo che in questo film ci fosse questa energia, no? Di sentire questa... Infatti è fatto moltissimo di questa dimensione della gravità, no? Di oggetti che cadono, che prendono vita. È il film, potrei dire, in cui io mi accorgo che le cose a cui sto pensando, il cinema che mi interessa, i linguaggi che mi interessano, trovano in quel luogo che ho tanto amato, ma non avevo capito fino a quel momento, lo scenario ideale per metterli in pratica, no? Per esempio, non so se sto rispondendo a quello che mi hai chiesto, ma poi me lo dici tu. Per esempio, all'interno della casa del vecchio io scelsi questo posto perché quando lo visitai c'era un tetto interamente smontato all'interno. Queste tegole venivano protette all'interno di questa casa, no? Quindi mi sembrava un luogo paradossale dove il guscio sta dentro. E la Calabria è un posto straordinario per lavorare su questi paradossi, no? Poi nelle quattro volte vedremo che c'è una scena in cui c'è una capra su un tavolo all'interno, che per me è un'immagine, se vuoi, paradossale, no? È una sorta di conflitto tra interno ed esterno. E, no, l'animale che dovrebbe stare appunto in un ovile, in un recinto all'esterno, e invece si trova in casa sul tavolo, quindi crea una sorta di paradosso visivo e di conflitto che a me sembra molto, molto interessante, ma poi proviamo a dirlo. Ma la Calabria è fatta di queste cose, cioè io ricordo perfettamente da piccolo che la grande emozione di quando il pastore entrò in casa di mia nonna con la capra. No? Venne munta lì la capra e io bevvi il latte, no? E ovviamente non aveva senso portarsi le bottiglie quando puoi portare la capra, no? Fai il lavoro lei, insomma. E,
E quella è una terra che ti offre, che ti offriva e continua a farlo, continui paradossi visivi, no? Dove non... Di radicalità anche, di opposti radicali. Cioè di opposti che sembrerebbero incompossibili e invece stanno assieme. E questo è un altro dato che mi sembrava interessante, cioè quando tu ti trovi, adesso per disturbare mostri sacri, ma i finali di Tarkovsky spesso sono fatti di interni nei quali piove. Mm-hmm. Sono dei paradossi, no? Nella stanza dei desideri, alla fine di Stalker piove, o alla fine di Solaris, mm-hmm. o anche nella chiesa di San Galgano, no? Comincia a nevicare, no? Piove o nevica in un interno, è una sorta di condizione impossibile, no? Che però mette lo spettatore di fronte, come dire, a due immagini contemporaneamente. Mm-hmm. È come, cioè, di fronte a un lavoro dello Studio Azzurro tu hai due schermi o più schermi, e allora con la testa scegli quale devi guardare. Questa è una delle libertà che hai nel vedere un lavoro dello Studio Azzurro: scegli cosa guardare, cioè non c'è necessariamente l'unica immagine, ma ce ne sono di più, quindi devi operare una scelta. Io ne opero una, tu Daniele ne operi un'altra. E invece nei film di Tarkovsky, per esempio, le due immagini stanno contemporaneamente. Allora, invece di muovere la testa, si muove qualcosa in testa, probabilmente, no? Se sono riuscito a dire qualcosa. E la Calabria è fatta di immagini paradossali, cioè di immagini che ne contengono di più contemporaneamente, che quindi mi sembravano particolarmente ricche per lo spettatore. Per cui per me il dono è il momento in cui mi accorgo che quantomeno quella terra che è così importante per me, e anche non solo là dove c'è buona parte del mio immaginario, ma forse quella dove riesco a operare e a costruire il cantiere dei miei lavori. Quindi in qualche modo leggere un territorio da un punto di vista cinematografico, cioè vederlo come spazio cinematografico per noi di un certo tipo di cinema. Da qui anche la scelta di una forma particolare, la durata dell'inquadratura, il tipo di inquadratura. Sì, accade un po' assieme questa cosa. Diciamo che non è una terra, come dire, no? Quando facciamo lezione all'unica, cioè io faccio lezione per esempio a Locarno e la pausa pranzo è di tre quarti d'ora. All'unica è di due ore e un quarto all'incirca, no? Quindi c'è una dilatazione. Cioè, che bisogna mangiare lo stinco in pausa pranzo, cioè. E sì, c'è una temporalità molto diversa, ci sono spazi molto, molto diversi, mm-hmm. e che per me sono diventati, cioè per esempio adesso sto provando a preparare un film, è la prima che è ancora in Calabria, però c'è anche il nord, mm-hmm. e mi rendo conto che è la prima volta in 15 anni che ragiono sul nord, sì. Su opposizioni. Allora, tu hai accennato alle quattro volte, diciamo, un passaggio che poi ti porta tutta una serie di cose che sono emerse anche come consapevolezza di un certo modo di fare cinema che volevi seguire, ti porta alle quattro volte. Quindi è inevitabile che anche per capire. Tu hai tratto del materiale, non so se lo vogliamo mostrare subito, quello che vuoi. Perché c'è un materiale che è un making of di una particolare sequenza delle quattro volte, che penso che sia una cosa straordinaria per capire, no? Lo pompo un po'. Che tipo di lavoro hai fatto? Sì, allora, per vedere un po' il qualcosa del making of di un lavoro. C'è in questa edizione francese c'è un making of di una scena che ha a che fare con le cose di cui stiamo parlando, che è una scena, un piano piuttosto lungo dove alla riuscita della scena partecipano non solo appunto le presenze umane, ma in buona parte poi gli oggetti, gli animali, un bambino. Quindi ha a che fare con i ragionamenti che stiamo facendo ed è...
possiamo partire da qui. Questo film racconta la storia di un'anima. Ma ricordate quando si diceva, quando si vedeva la serpe o Luca? No, vado un po' più avanti perché cioè, già ci avete Fra Martino Vero davanti, due mi sembra un po' troppo. Il cane. Devo chiedere la sequenza perché in realtà tutto accade realmente, nel senso che John viene superato senza stacco. Insomma. E quindi è una scena fulcro del film è che non uscire. La scena è difficilissima, il cane è ammaestrato, quindi è un cane del cinema. E quelle sono tutte le persone della troupe che sono sotto la torretta. Cioè chi batte il chat, chi fa partire la macchina da presa, chi registra il suono. Questa è un'animazione che io ho preparato per i produttori. Siccome la scena era molto complicata, era appunto un dispositivo, una sorta di performance innescata da questo cane che doveva compiere un percorso piuttosto complesso, togliere un sasso da sotto un mezzo, insomma era molto molto complicato, per cui i produttori avevano molti dubbi che potesse riuscire. Allora io feci questa animazione ridicola con After Effects per spiegare cosa intendessi. Ovviamente non garantiva in nessun modo che la scena si potesse fare, no? Cioè, non... però loro si convinsero che era il caso di investire. Guardatevi che ragioniamo su probabilità, non su certezze, perché c'è un animale. Siccome ogni giorno ci sono cose nuove, mercoledì eravamo solo noi, giovedì è arrivato il trattore, oggi sono arrivate le pecore, insomma via via aggiungiamo cose. Lui deve prima di tutto collocare le cose nuove all'interno di questa sequenza che già conosceva, somatizzarle, ripetere la sequenza in maniera corretta il più possibile e poi pian piano, come dici tu, trovare qualcuno che possa offrirgli dei punti di riferimento che non sono io. Se tu usi il corpo, ti muovi, lui ti viene dietro, se tu gli vai vicino lui tende ad allontanarsi, cioè lui reagisce molto di più con il linguaggio, cioè i movimenti che fai con il corpo, quindi se tu gli dici vattene, ma mentre glielo dici da lontani, lui capisce, anche se per lui vattene vuol dire vai via, lui capisce, vieni da me. Vai, tiragli là. Bravo. E adesso lo riprovi. La scena, le chiappe sono fatte lì, ce lo gustiamo, ci vuole almeno sono almeno 8 minuti e mezzo e del meccanico. 10 per farlo funzionare. Cambiato.
ecco, una prova va bene farla anche per loro stessi, sì, per vedere le situazioni passate. Anche perché voglio far provare a Gesù Cristo qui, perché la discesa è difficile quando la caduta, capito? Magari facciamo un discesa e poi scivola. No? Prima non ci va. Sì, ma vediamo. Gatto che ha la croce sopra, quindi non è libero. Vabbè, dopo lo crocifiggiamo, che si prepara. Sì, non tanto, è una cosa più o meno, non voglio vedere. Ma guarda! C'è guarda! Simone Radio? Sì, ringraziamo, sì. Ah, no! Sì, è anziano e c'è pure il nonno. C'è pure il nonno. Adesso mettetevi tutti in posizione, di ne facciamo un'altra. In lista che veniva pubblicata qua. No, non so. Arriva col furgoncino Bruno Zeno, i quali scendono. Quando arrivano qua, chi mandi? Aspetta. Perfetto. Parte la rispetta, scarica la signora, vestita, ritorna indietro e arriva. Ragazzi. Perfetto. Sì, bravo, essere. Le due ragazze vanno a piedi, si mettono in posizione. A questo punto che succede? No, la signora è rotta. No, aspetta, signore Rosa, dopo la signora Rosa, chi lanci? Bamba. La fanno, sono la bamba. Sì, non mi chiedere le percentuali, mi stavi chiedendo dietro, ma è andato via? Devo sentire oggi? Sì. Di riuscita abbiamo sequenza? 0,7-0,8%. Thank you.
Sassu! Bravo! Sassu! Dai, Sassu! Bravo! Vai! Scappa su, scappa su! Bravo! Facciamo vedere la... l'applauso al making of non è mica... la facciamo vedere. La qualità spero sia... Dai, è accettabile. Non sto a mettere il DVD. Così. Nel film è il momento in cui il vecchio, è un film fatto di quattro parti, la prima parte ha questo vecchio pastore come protagonista, e prima di lasciare il posto a un protagonista animale, ed è, occupa la storia del pastore, occupa metà film, e questo è il momento in cui il vecchio che la notte precedente abbiamo visto girare per il paese, andare a bussare al portone della chiesa perché è rimasto senza questa polvere sacra che usa come una sorta di medicina. E, ecco, la mattina seguente vediamo che le capre sono ancora nell'ovile a sole alto, che il cane le protegge e che quindi lui non è ancora arrivato. Ed è il giorno della processione, per cui accadono una serie di cose in assenza d'uomo. E tra l'altro è il momento in cui, proprio perché c'è la processione, il paese si svuota completamente e in seguito a questo buffo incidente che avete visto, gli animali prendono il posto degli umani all'interno del villaggio. Thank you.
casa. Lì lo avrebbe potuto infilarsi in un cespuglio, avrebbe potuto prendere un'altra direzione. Invece da lì, e non solo, lì tira con una capra, cosa che non ha mai fatto, perché il caprone lo affronta, ecco, e dopo hanno un duello, cosa che non era mai accaduta in 21 tempi. Questo è il 16, 17, 18, 20, 20, vedi che l'affronta, l'altura, la spalla. Tu in che posizione hai? Sono sotto, sono appena sotto la macchina da presa. E avevo tutti, avevo una radio in mano e quindi tutti quegli auricolari sul mio, sulla mia. Quindi un mondo veloce attraverso la roccia. Mentre Gianluca, che aveva la regolare, lui gli dava tutti i tempi, lui aveva sia che il canto. E poi col suo movimento comunque andava in scena vestito da cintura. Sì, andava. Sì, comunque dava dei riferimenti anche agli altri, in quella maniera. Vabbè, così. Insomma, vedere il... È una scena anche buffa rivederla dopo tanto tempo, perché, sai, nella progettazione uno se l'immagina di una perfezione cartesiana, no? E poi ovviamente l'abbiamo fatta come era possibile, perché c'erano 150 capre, 100 persone di processione, un cane, un bambino, quindi era una materia appunto ingovernabile, e il gioco era anche questo, poi accettare quel che sarebbe venuto. Ed è curioso, insomma, curiosissimo vederla così come è venuta, e però senza Gianluca, cioè senza quel dog trainer, non si sarebbe mai potuta fare, cioè a un certo punto dirigeva tutto lui. No, però sono curioso, ne parlavamo prima, però sono curioso anche di dirlo, in che posizione tu eri in quel momento mentre si filmava la scena e come coordinavi, tra l'altro quanti take? Questo qui è il 16, il 17, noi avevamo
deciso con la produzione che questa scena avrebbe impegnato 2 settimane, avevamo dedicato 2 settimane del piano di produzione a questa scena e siamo riusciti a farla, mi sembra, 21 o 22 volte, e questa è la 16ª o la 17ª, non me lo ricordo, e per me, quando è venuta, le volte precedenti non avevamo combinato niente, per tante ragioni. Una volta le capre hanno sfondato il recinto, una volta è arrivata una macchina a metà, è entrata in scena, insomma ne sono successi eventi di tutti i colori, come è normale. E questo è stato il take in cui invece le cose in qualche modo sono state dentro il disegno, in qualche modo. E quindi per me era la prima buona, mi ricordo che adesso la facciamo perfetta, no? Ovviamente ci siamo tenuti questa, nel senso che questa è venuta e questa ci siamo tenuti. C'è stato un grosso lavoro di montaggio del suono per coprire tutte le, insomma, magagne, le imperfezioni che poi e però questa è la sua vitalità, ecco, quello che siamo riusciti a mettere insieme poi costituisce questo piccolo oggetto, questa piccola performance. Una delle cose che c'è una torretta che permette, no, di tenere la macchina a quell'altezza che avevamo individuato in questo punto, che è un punto di confine del paese, perché la porta è una delle porte del paese, che appunto ha una struttura medievale, quindi ha le mura, a diverse porte. Questa è la porta delle campagne, la porta di servizio, quella che per esempio percorreva mio nonno, che era contadino, per andare in campagna, la porta alla quale sono più affezionato. È un film comunque di confine, no? Tra la vita, la morte, i regni, tra l'animale, il minerale, l'umano, e quindi mi piaceva che ci fosse questo luogo di confine così importante. E io ero sotto la torretta, avevo una radiolina, e con quella potevo dare le indicazioni alle persone che erano in cima alla collina per le croci, a Gianluca per dargli i tempi per Vuk, e alle persone che erano dentro la processione per muovere la processione, cioè, quindi non stavo vicino alla macchina, ma ero sotto con un monitor, però il lavoro grosso, veramente il lavoro enorme, lo faceva Gianluca. Tu hai fatto riferimento adesso a questi passaggi di regni, di stati, l'animale, l'umano, il minerale, anche in qualche modo, c'è stato un lungo lavoro preparatorio, prima di tutto di esplorazione di questo territorio, ma anche di interrogazione su come filmarlo. Tu hai fatto, tra l'altro, un lavoro anche fotografico preliminare, erano fotografie, diciamo, funzionali a una ricerca anche dell'inquadratura e tra l'altro la domanda che viene spontanea è come imparare a filmare dei corpi, degli esseri viventi che non sono degli attori professionisti, al di là del cane addestrato e dell'addestratore, però le capre, gli animali che tu filmi, da che posizione, come filmarle, insomma c'è stato un lavoro che poi ti è servito, è stato anche un lavoro per te per capire anche determinate cose che poi sarebbero state la forma finale del film. Ciò che costituiva per me la ricchezza di questo lavoro, per cui è stato il lunghissimo lavoro di osservazione e di sperimentazione, dal decidere di fare un film, diciamo così, di reincarnazione con quest'uomo che muore, poi la nascita di questo animale che si perde nei boschi per poi seguire questo albero di un culto arboreo. Quello a un certo punto è qualcosa che è venuto fuori frequentando i luoghi, e poi si trattava di capire come realizzarlo. Per esempio l'episodio degli animali era
ha avuto bisogno comunque di un lungo lavoro, ma solitario, io per circa quasi un annetto seguivo i pastori di Caulonia, insomma di quel territorio, e seguirli significava, loro si alzano alle 4, quindi sì, 4 e un quarto sono nell'ovile per la mungitura, e tra mungitura e pulizie loro alle 8 hanno finito, e dalle 8 a mezzogiorno gli animali restano da soli prima dell'uscita, perché l'uscita per i pascoli avveniva verso tra mezzogiorno e le 5 del pomeriggio, e quindi io avevo un tempo tra le 8 del mattino e mezzogiorno per stare da solo con gli animali. E quelli sono stati i mesi in cui io ho cercato di capire come a che altezza devi tenere una macchina da presa per filmare un personaggio che sta a quattro zampe, non a due, che ha le corna, al quale non puoi dire vai da destra a sinistra. E quindi c'è stato un lunghissimo lavoro per imparare in qualche modo a capire come innescare delle cose. Per esempio, questa scena è una scena che io ho visto decine e decine di volte negli ovili, cioè se ti dimenticavi un secchio, ti dimenticavi un blocco di cemento, iniziava una competizione tra gli animali per conquistare il punto di più alto, no? Una questione proprio di gerarchia, e per cui sapevo, infatti la troupe mi guardava con un certo rispetto, perché dicevo adesso loro faranno questo, e lo facevano, no? perché ero molto stimato come pastore, come regista meno, ma come pastore, sì. E che distanza era la cam? E questo sarà un 35, quindi sì, a un paio di metri, e prima un metro e mezzo. All'incirca. E quindi sì, sono stati molti mesi di lavoro per cercare di capire come innescare degli accadimenti, e poi perché in realtà, per esempio, questo episodio è stato realizzato, tutte le scene interne che state vedendo sono realizzate in due giorni. Quindi non avevamo la possibilità di stare un mese con la 35 mm e la troupe là dentro, però avevo la possibilità di starci molto prima da solo per poi riuscire ad essere più rapido nel momento delle riprese. E quindi le cose che ho filmato le avevo, come dire, elaborate invece nel lungo periodo di osservazione, insomma. Per esempio, questa è la scena del rientro degli adulti, cioè delle madri nell'ovile, e io ho capito che se ci infilavo qualche pecora veniva più drammatica, perché le pecore sono più emotive, se non ve lo rivelo oggi. Quindi in mezzo alle capre ho infilato due pecore, che erano quelle più strazianti, diciamo, e questo l'avevo imparato guardando, insomma, in questo periodo di osservazione, che è servito sia all'episodio dei carbonai e in particolare nell'episodio degli animali. Cioè, una cosa che hai detto prima, per esempio, ripensando a The Way the Things Go, hai detto a un certo punto ti rendi conto che quegli oggetti diventano dei personaggi. Una mutazione di stato, cioè fissare in un certo modo, guardare in un certo modo, anche inquadrare o riprendere in un certo modo qualcosa che si trasforma anche in qualcos'altro, può diventare un personaggio. È chiaro che il primo riferimento, no, non è chiaro, però il primo riferimento che viene a me pensando le quattro volte è la carbonaglia, che è un elemento assolutamente centrale del film, a proposito di trasformazioni di questo luogo, oggetto che diventa qualcos'altro, che vedendolo in un certo modo sembra evocare quasi una sorta di divinità mostruosa, arcaica. C'è stato un lavoro anche qua di preparazione di questo? Sì, c'era. Per esempio, io per un periodo ho lavorato nel cantiere con loro, nel senso che loro mi ospitavano nelle baracche. E qui mi facevano fare i turni di notte,
e quindi ho potuto vedere a lungo, insomma, la costruzione di queste architetture meravigliose. Tra l'altro a Milano in questi giorni a Langar Bicocca c'è una personale, insomma, dedicata a Merz, e assolutamente queste sono le forme. E sì, beh, sai, la questione era lavorare su questo conflitto tra personaggio e paesaggio, ecco, non era tanto umanizzare queste cose, almeno non era nelle mie intenzioni, poi capita di usare magari questa espressione per spiegarsi, però si trattava di dare dignità al paesaggio, la dignità che di solito noi concediamo al personaggio, cioè alla figura umana, concederla invece ad altre presenze. Questa era quantomeno l'intenzione. Questa inquadratura dall'alto, tra l'altro, è particolare. E quella è un'inquadratura. Nel film tornano delle inquadrature, per esempio quella che avete visto nel piano sequenza, sulla porta del paese, c'è parecchie volte. E questi, tendenzialmente in questi film capitava di scegliere dei punti macchina che poi usavo spessissimo nell'evoluzione, per esempio qui nel mutarsi delle forme della carbonaia, il punto macchina è questo, oppure quello che abbiamo visto un po' più dall'alto, tendenzialmente sono questi due, ed era per me era un modo di dare una importanza all'inquadratura, no? Cioè adesso qui quasi mi sento di utilizzarlo questo termine, cioè quando un'inquadratura torna ed è la stessa, ma ovviamente non lo è perché è passato del tempo, quella forse sì acquisisce il carattere di un personaggio, no? Cioè l'inquadratura e non tanto coloro che vi compaiono. All'inizio parlavamo di Studio Azzurro, io ricordo bene che Paolo Rosa, rispetto alle immagini, parlava di presenze, no? Che mi sembrava un concetto molto importante, quello di una presenza. E il fatto di farla tornare, ecco, torna anche qui, fare tornare la stessa inquadratura che è cambiata, mi dava la possibilità in qualche modo di costruire anche un rapporto, se vuoi un'affettività con l'inquadratura. I personaggi forse non c'è perché sono troppo distanti, non parlano. Dal vecchio in poi, insomma, forse si indebolisce quel tipo di rapporto, però ti sembra invece che così si costruisca un rapporto invece proprio forte con la presenza dell'immagine. Magari, non so, se avete delle questioni possiamo anche aprirlo il dialogo, quando e se volete voi. C'è una... prima Federico. Sì, posso... C'è un microfono perché è registrato e quindi c'è bisogno del microfono. Capisco quello che dici, e prometto di pensarci in questo senso. Io devo dirti che sono molto affezionato al 4 terzi e ho pensato a lungo di utilizzarlo, mi ricordo che ne abbiamo parlato per le 4 volte e ti dico, a me quello che piace molto del 4 terzi è che, a proposito di quel discorso che facevamo sulla libertà dello sguardo, mi sembra un formato che non ti obbliga a una lettura orizzontale, no?
e che quindi ti puoi muovere all'interno senza che ci sia una gerarchia tra base e altezza dell'immagine. Per cui è un formato che a me piace molto, e, però la capra è più lunga che alta, insomma. E quindi in particolare lavorando su quegli animali mi ero accorto che funzionava meglio, che questo è un 1,85, adesso forse il DVD non lo rispetta esattamente, ma è 1 a 1,85, quindi non è esasperato, però devo dirti che sono andato in quella direzione più per gli animali che per il paesaggio, almeno consapevolmente, anche perché poi c'è un personaggio, per così dire, qui mi sto contraddicendo, che è un albero e che quindi tendenzialmente avrebbe bisogno di altezza, no? E quindi anche trovare il punto macchina giusto per filmare questo abete bianco era stato, non dico complicato, però aveva richiesto un po' di lavoro, proprio perché stavamo utilizzando ormai avevamo deciso per l'1,85. Ecco, la cosa buffa, per esempio, è che il casting del pastore fu semplicissimo, perché io vidi tre persone per fare che potevano essere adatti a interpretare il pastore, mentre invece per l'albero io ne ho visti 200. No? È interessante questa cosa, perché all'uomo puoi dire fai questo e fai quest'altro, invece l'albero deve essere o è fatto in quella maniera o non funziona, non riesce a ritagliarsi uno spazio che ti sembra. E su questa via anche forse può essere curioso, anche buffo, pensare che, a proposito del dirigere, se così si può dire, questa scena che avete intravisto prima degli animali che hanno invaso il paese subito dopo la performance, insomma, e che vede questa capra che ci porta, no? Che avvia la panoramica, che fa scoprire il luogo nel quale il vecchio sta morendo perché non ha trovato la polvere sacra. Questa scena, quando dovevamo girarla, eravamo tutti piuttosto nervosi perché la capra, dovevano esserci le capre giù, questa capra doveva salire su per le scale, arrivare a tempo della panoramica dentro, quindi ci dicevamo ma non riusciremo mai a farla, mentre invece poi c'era identica, ce l'ho qui, poi in realtà è stata tagliata, doveva essere rifatta identica dagli uomini. Avevamo pensato proprio allo stesso movimento, voi adesso vedete solo il finale della panoramica perché poi è stata tagliata, cioè il funerale era girato prima con i becchini che entrano e lo prendono la bara e escono, quindi era esattamente lo stesso movimento degli animali e con le capre l'hanno fatta alla prima e gli uomini alla quindicesima. Questo per dire, no? Nel lavoro con regni diversi, un po' quello che accade. Infatti erano diventati lo zimbello del paese questi signori, perché tutti dicevano che le capre erano state molto più brave di loro. Vabbè, scusa. C'era Bruno, credo. E poi Paolo. Vedendo... Sì, Michelangelo, rivedendo il piano sequenza delle quattro volte, tra l'altro tu l'hai definita performance in qualche modo, quella sequenza, no? Non è caso. E vedendo il film che hai fatto vedere all'inizio, degli oggetti che si ripercuotono, no? Improvvisamente ho pensato a una analogia forte. In termini di termodinamica, mi sono sempre chiesto quanto nel tuo cinema c'è di automatico e nello stesso tempo di energetico, cioè è come se quando tu filmi l'umano
troppo umano, oppure l'umano animale, oppure il vegetale, è come se tu da un lato aprissi il tuo sguardo a una sorta di ineluttabile automatismo, appunto termodinamico, dello spazio che filmi, dall'altra parte c'è una scelta talmente precisa e talmente, anche negli storyboard che fai, talmente peculiare di quello che vuoi. In queste due attitudini io ci trovo una contraddizione fertile, non so come dire, e qui ti chiedo se questo ha a che fare con l'energia, cioè con la possibilità di scatenare un'energia sul set e però riprepararla, no? Non so se so rispondere a questa cosa. La sensazione quando realizzavamo questa scena o altre concepite in questa maniera era quella di fare un grosso lavoro a monte. Queste famose due settimane sono state lavoro con il cane, con il bambino, con gli oggetti, era un po' come il lavoro che immagino abbiano fatto Fishley e Weiss per collocare gli oggetti nella posizione, no? Non è esattamente così, ma poi dai il primo colpo e tutto va, no? Quindi hai caricato di un'energia tutto, quindi c'è una, e poi non può che andare, per così dire, poi parte questo dispositivo, questa macchina, per cui c'era un grosso lavoro che facevi e poi il desiderio era quello di limitare al minimo, se non a zero, l'intervento durante, poi non era possibile, però l'idea era proprio quella di un domino che hai caricato di un'energia, prima, per questo ti dicevo, quando ero piccolo andavo in cima al paese e sapevo che da lì potevo solo scendere, no? Come il pallone. E quindi sì, questa idea di caricare qualcosa che poi è animato da questa energia e poi si avvia da solo, come un automa in qualche modo. Automaticamente. C'è Roberto da fare anche poi. Una cosa, Michelangelo, rispetto anche a questo piano sequenza che abbiamo visto, è un'idea di cui abbiamo avuto occasione anche di parlare altre volte, cioè la scelta da un lato, fin dalle tue prime prove, come hai detto, no, del non umano, che passa per gli oggetti, passa per gli animali, passa per gli alberi. Come sai, io penso che scegliere in qualche modo come intercessore, come personaggio, un non umano significa predisporsi, come dire, a raggiungere un livello di formale o espressivo che per esempio caratterizza anche buona parte della modernità cinematografica. Mi spiego. Michelangelo Antonioni a un certo punto nel finale dell'Eclisse abbandona Monica Vitti, non gli serve più. Quel personaggio nel finale, come sappiamo, scompare, nel senso che il suo lavoro di formalizzazione che aveva usato Monica Vitti fino a quel punto, cioè il personaggio nevrotico, viene abbandonato e rimane il suo lavoro di composizione formale. In questo caso, per esempio, vediamo che anche nella costruzione di questo piano sequenza, questo effetto di realtà che ha, questa, è dato da un livello di costruzione molto forte, no? Due settimane di prova, l'uso del cane, l'uso degli animali. Allora io mi chiedo, io penso che arrivare a utilizzare il non umano nella forma che tu hai fatto e come anche hai presentato oggi significa spingere il cinema verso quel piano di impersonalità, di messa in questione, diciamo, dell'identità, che mentre tutta un'altra tradizione cinematografica lo fa giocando sulle maschere, giocando sui livelli dell'attore, giocando sul grottesco, un'altra tradizione cinematografica, che possiamo dire del cinema del reale, per riprendere i termini di questo convegno, riesce ad arrivare ad un piano di impersonalità perché usa come intercessore
cioè come mediatore, e questa è la grande innovazione del moderno, non più dei personaggi che agiscono, perché anche tu quando usi l'umano usi vecchi, usi bambini, cioè c'è De Sica dietro, c'è il neorealismo, è da lì che cambia tutto. La radicalità diventa ancora più forte perché adesso arriva agli animali, addirittura al casting dell'albero. Usare questo significa, secondo me, portare il cinema ad un livello di radicalità tale per cui in qualche modo il livello di formalizzazione, di lavoro formale, il livello espressivo tende a giungere ad un piano di impersonalità. Come la grande tradizione che secondo me ha un antecedente forte in Antonioni ritrova. Ecco, in questo io ritengo, come dire, che il tuo cinema insieme a qualche altro esempio italiano sia veramente, diciamo, uno dei tentativi più radicali di ripensare un problema dell'identità superando la mediazione dell'umano. Fin quando stai nell'umano, nella maschera, nel lavoro dell'attore con esercizi straordinari, tutto sommato arrivi fino a un certo punto. Per superare questo livello, arrivare a un piano impersonale, la tradizione del moderno più radicale deve usare degli intercessori che non sono umani, o se sono umani, sono umani che hanno difficoltà ad agire, non sono gli adulti che lavorano, professionisti che hanno i soldi e cambiano il mondo, al limite sono vecchi, sono bambini. In questo, secondo me, tu l'hai, diciamo, mostrato in maniera, questo piano sequenza, per parlare di Antonioni, ricorda insomma il piano sequenza anche di Professione Reporter Finale, è lì, è la scommessa di un grande artificio in qualche modo dove si impone il livello di formalizzazione, di lavoro formale. Beh, non posso dire che ne abbiamo parlato altre volte, che a me sembra, non so se lo so dire bene, ma che la macchina da presa sia tra l'altro una possibilità in qualche modo di vedere senza di noi, ecco, non so se lo so dire bene, cioè non, la macchina presa non è un soggetto forse, no? E quindi vede con una libertà che noi non abbiamo. Penso che questo abbia anche a fare forse con l'impersonale, che ragionare con questi strumenti, cioè costringere la macchina ad avere il nostro stesso sguardo, mi sembra, poi forse si finisce per farlo sempre, però mi sembra un'occasione persa di vedere il mondo con altri occhi che non sono quelli per esempio di un soggetto. E quindi questo forse può accadere perdendo il controllo e attraverso tutta una serie di possibilità. Eccomi, allora, no, io vedendo questi lavori, vabbè, che molti avevo già visto, mi viene in mente che tu sei un po' un omino verde, nel senso che c'erano questi omini scolpiti che da vegetazione diventavano uomini, oppure da uomini diventavano vegetazione, no? Quindi tutta la tua pratica di osservazione, di ascolto, credo che sia fondamentale, no? L'hai detto, e porta in qualche modo a superare pure tutte le categorie, nel senso la categoria del cinema del reale, il cinema di finzione, perché come si può dire che quello è il cinema del reale, però è una ricostruzione quasi cartesiana per quello che è stato possibile di un meccanismo molto complesso, no? Con il cane, il camion, le capre e la processione. Quindi per me questo è molto affascinante, evidentemente, probabilmente, forse il tuo è un cinema che veramente accoglie gli elementi, tutti gli elementi, anche la finzione, e anche, perché poi su questo si potrebbe parlare moltissimo, ma quanta finzione c'è nel cinema del reale che magari non si dichiara, oppure sembra che sia naturale vedere soltanto perché uno non è attore nella vita, ma comunque in persona alla fine è se stesso, si mette in scena, quindi secondo me anche quella, diciamo, è una finzione. Forse
Il grado zero forse è proprio quando uno non sa di essere ripreso, ecco, e in questo no, mi interesserebbe sapere tu quanto, diciamo, in questo film hai cercato di essere proprio invisibile e anche che le persone non sapessero di essere riprese. No, no, per niente. Sempre, mai, no? E poi l'altra cosa è questo, mi sembra bellissimo anche così proprio simbolicamente tutto quel lavoro sugli uomini albero, uomini che si trasformano, no? Che io l'ho visto in cortometraggio, ma credo che come performance fosse veramente un'esperienza. Quindi io credo che lo spettatore cade dentro alle cose quando sente che non sente tutta la preparazione che c'è dietro. Allora forse, almeno per quanto mi riguarda, sprofondi un po' dentro quel piano sequenza o in altri piani sequenza, anche quelli più bizzarri, originali, in cui trovi le capre, perché ormai il meccanismo si è messo in moto e anche quella capra o quella situazione, con un uso, secondo me, molto bello, molto naturale degli elementi cinematografici, della luce, di tutta la messa in scena, allora è una capacità di attrarre nella narrazione lo spettatore. No, rispetto alla domanda che hai fatto, non c'è mai un tentativo di essere invisibili, è un lavoro di costruzione, è anche accanito, però con una materia che non si può governare, cioè lavori allo sfinimento sapendo che non ce la farai, ecco, questo forse, questa può essere la contraddizione, insomma. Un'ultima cosa, mi sono dimenticato, ma De Seta, no, per te è stato in qualche modo un riferimento, in qualche modo tutto il lavoro che ha fatto Vittorio sullo stesso rito dell'albero, no? È stato un riferimento oppure in qualche modo l'hai usato come una memoria di quello che era questo rito molti anni fa? Allora, ovviamente ho visto I Dimenticati prima di girare, non l'avevo visto prima di arrivare nel paese, avevo visto i film di De Seta da studente e devo confessare con una certa, non con grandissima attenzione, e ovviamente poi li ho rivisti e penso che sia uno sguardo incredibile sulle cose. I Dimenticati racconta quella festa dell'albero in una maniera straordinaria, l'ho rivisto qualche tempo fa. E la cosa buffa fu che ci capitò di andare ad Alessandria del Carretto, che è il paese della festa dell'albero, sul Pollino, d'inverno, quindi con la neve alta, e tanto io avevo la febbre, dovevamo girare per forza. E io avevo dietro il DVD Feltrinelli di De Seta, perché stavamo riguardando il suo film, e comunque avevamo raccolto anche film realizzati attorno alla festa dell'albero. E mi ricordo che la sera prima di girare la scena dell'albero, con Marco, l'organizzatore generale, diciamo: ma che facciamo? Eravamo in un ostello, guardiamo, ci siamo visti tutti i film di De Seta, i corti, quelli degli anni 50. Ed è stato molto forte perché ovviamente c'erano i pastori della Sardegna con le capre, c'era l'albero e poi c'erano i minatori, quindi c'era il minerale, e mi ricordo che quella sera, guardando il DVD, abbiamo detto: ma adesso noi che facciamo domani, visto che è già stato fatto tutto in questa maniera qui? E insomma, però confesso che insomma, mi è mancato nella formazione, non l'ho scoperto dopo. Io mi rifaccio un po' anche al discorso già iniziato, che questa mattina si è
è molto tornato, diciamo, durante un panel del convegno, e stamattina si è giocato un po' sul termine antropologia e entropologia, no? Tra antropos e entropia. E quel discorso che tu hai fatto fin dall'inizio sul fatto di generare qualcosa che poi non puoi più controllare in qualche maniera, cioè metti in atto una macchina entropica, o una macchina celibe, mi viene da dire anche, e in modo tale che, come dire, tutto quello che può succedere non può che seguire le leggi della meccanica, insomma, no? Quindi la palla va verso il basso, gli oggetti si muovono in una certa maniera e così via. Quindi per creare quella forma quasi di meccanismo, no? E c'è un po' un gioco, mi pare, no? Tra il mettere insieme, come dire, voler giocare con il caos, nel senso di creare una situazione in cui si cerca di imbrigliare il caos, però si vuole vedere cosa succederà, cioè non puoi controllare tutto. E quindi farsi un po' stupire da quello che poi verrà effettivamente. E quando citavi prima Tarkovsky, sì, direi che siamo proprio in quella direzione là, per cui, che ne so, la candela che deve arrivare accesa per compiere il rito, no? All'interno del piano sequenza. Oppure, in quell'altro, dall'altro versante, il Bresson che deve farsi stupire appunto di quello che l'immagine gli darà, che non aveva previsto in qualche maniera, pur in una struttura in cui tutto è previsto, o dovrebbe essere così. Quindi ecco, mi piace molto, in particolare ricordo in questo film la scena appunto che segue la capra che fa cascare la pentola con dentro le lumache, il fatto che effettivamente, come in altre occasioni hai mostrato, c'è un elemento che innesca un meccanismo di cui tu puoi prevedere sì e no le conseguenze, ma è proprio quello scarto fra la conseguenza che puoi prevedere e quello che sarà sul serio, che avverrà, dove appunto, come dire, ci si lascia stupire dal mezzo e dal cinema. Viene da dire in qualche maniera che è un modo per ridare realtà all'immagine, nel senso che nel momento in cui metti in scena un caos per quanto controllato, in qualche maniera da capo dai l'idea di un mondo in cui non c'è un controllo e quindi una libertà, se posso spiegarmi, se mi sono riuscito a spiegarmi in questa maniera. Sì, no, benissimo. Non, sì, cioè, a me sembrava in questi film, infatti in quel periodo, che mettere in discussione la figura l'uomo non potesse non avvenire senza mettere contemporaneamente in discussione la regia, ecco. Cioè anche l'uomo che sta dietro la macchina dovesse essere messo in discussione, e questo attraverso appunto, come dicevi tu, una perdita del controllo, no? Quella scena della capra sul tavolo, non era, insomma, io a Peppino, il pastore, ovviamente potevo dire: dai, adesso percorrimi questa strada in salita, piano piano, poi ti metti una mano in tasca, però alla capra dire adesso butti giù la pentola era un problema, insomma. E quindi com'è andata quella scena lì? Certo che volevo la capra sul tavolo, no? Mi sono messo i guanti, ho preso la capra, ho chiesto al pastore: portami per favore la più mansueta, ti porto Bettina, che è la... E mi porta Bettina, io la prendo, la metto sul tavolo e ovviamente Bettina scende. La riprendo, la metto, facciamo mezz'ora così, io e la capra, poi un assistente mi dice: lo faccio io. Siamo stati 2 ore a mettere su Bettina, fino alla pausa pranzo, e poi mentre stavamo mangiando ci giriamo, ed era sul tavolo e ci guardava, ovviamente. E quindi funzionava, le abbiamo dirette così sostanzialmente, cioè si trattava di perdere il controllo all'interno di un disegno, e ovviamente... quella è stata l'unica volta che ha buttato giù la pentola, non è accaduto mai, come nel piano sequenza, che se vi dovessi far vedere nel dettaglio è pieno di cose assurde che succedono, nell'unica buona Vuk, che detestava le capre, è un border collie che non è proprio, le odia,
e quindi lui cercava di stare il più lontano possibile dalle capre. Invece nella scena, nell'ultimo momento, quando entra nel gregge, comincia anche una disputa con una capra, eccetera eccetera. Quindi è un conflitto tra questa tua natura, che è quella di arrivare a fare un lavoro perfetto, e però farti anche, come dire, sceglierti una materia che appunto ti sfugge al tuo controllo, e cerchi anche di andarci con delle forze che possano perdere il controllo. Cioè, nella composizione della troupe cerchi di costruire un organico che non immobilizzi quello che hai di fronte, insomma. Perché se vai con 80 persone di troupe, invece il rischio è di controllare quello che sta succedendo. Vito. Grazie, Michelangelo. Io ti volevo ringraziare per questa doppia presentazione del backstage e del piano sequenza. Mi piace molto, credo che il piano sequenza sia uno dei motivi più interessanti del cinema, non soltanto italiano. Certo, è diverso il piano sequenza delle Quattro Volte, il piano sequenza delle Conseguenze dell'amore o This Must Be the Place, no? Tra l'altro sono usciti due libri che si chiamano nello stesso modo, Long Take, recentemente, Gibbs, Pai e Koepnik, e tutte e due tirano fuori però in italiano questa parola, la bravura, no? Anche in inglese uso la parola italiana, bravura. Allora, la mia riflessione, la mia domanda è: quanto all'interno del discorso che tu fai conti anche consciamente o inconsciamente la voglia del cineasta di fare una sfida da tutti i punti di vista, organizzativo? Abbiamo visto il sudore, le lacrime che ci sono dietro alla preparazione di quel piano sequenza, ma anche la voglia di misurarsi su qualcosa che è molto difficile, no? Da che mondo in mondo fare il piano sequenza è una sorta di biglietto da visita, no? Io so fare questo e quello che so fare. Allora, volevo capire, anche un po' riferendomi alla domanda di Paolo Pisanelli prima, quando diceva che il piano sequenza che gli interessa di più è quello che non si esplicita, che non si auto esibisce. Volevo una tua riflessione su questo, perché il piano sequenza a volte ha, in alcuni cineasti, non nel caso di questo piano sequenza che abbiamo visto, ha qualcosa di compiaciuto, no? Qualche cosa di auto esibito, perché questo è quello che è il biglietto da visita, no? del cineasta. Può esserci anche questo nella scelta di un piano sequenza, o c'è un fatto più morale, come dire, una visione del mondo e un approccio alla realtà? Ma quanto questo concetto di bravura sotto sotto viene fuori nella capacità e nella voglia di un filmmaker? Cioè, non so, spero che non sia un piano sequenza bello. Mi piacerebbe che fosse vitale, ecco, che fosse intenso, ma non è sempre l'inquadratura. È un'inquadratura così non ben composta, era quella che si poteva tra l'altro fare in quella posizione per poter vedere la porta in una maniera, l'ovile, era un po', come dire, quello che si poteva fare con quel luogo. Non è un'inquadratura bilanciatissima nelle sue parti, ma non era importante. La sfida tra il bambino e il cane funziona e non funziona, ci sono un'infinità di sbavature, cioè, direi che non c'è nulla di, spero che non ci sia nulla di bello in quella scena, ma che mi piace pensare che ci sia qualcos'altro, no? Penso, così abbiamo deciso di non parlare del lavoro che sto facendo, ma per esempio io ho conosciuto una persona per il lavoro che sto facendo che ha realizzato una scultura in un posto che non è raggiungibile. Ci ha messo 10 anni, ma ha fatto una scultura in un posto, in una posizione per cui non si può, nessuno può andare a vederla, e quindi è fatta per nessuno, insomma, a proposito anche di impersonare. E quindi non, in gioco non c'è l'esposizione del pezzo di bravura. E non è quello che ti anima. Certo che stai facendo un'inquadratura, vedi che è un po' sgangherata, la aggiusti, questo sì, lo fai, però speri che ci siano delle cose che vengono prima nella realizzazione di una scena e di un'inquadratura, che hanno una loro ragione,
è una brutta, brutta parola, che è quella che ti porta fin lì, e poi certo ti succederà di aggiustare quello che ti sembra mal fatto, però è, non è quello che ti ha portato lì, cioè spero che non sia un pezzo di bravura, anche perché io per esempio non sono un cineasta. Se sono un cineasta, non sono un cineasta talentuoso, non ho una grande formazione, non sono bravo nel fargli film. Io sono principalmente uno spettatore e così mi comporto anche sul set. Cioè cerco, guardando in macchina, di vedere già di essere già in sala, come vi dicevo prima, ma non sono bravo nella direzione, non sono bravo nella composizione, cerco quella cosa che ho provato a dire, insomma, no? Quella vita dentro, cercare di catturare questa vita dentro le cose. Ci sono altre questioni? Altrimenti volevo suggerire a Michelangelo di fare un passo ulteriore. Di fare una scuola di cinema. Di fare una scuola di cinema, finalmente. E, no, il passaggio ulteriore che è nella direzione di un film che non è un film, o meglio, che non è solo un film, ma che nasce all'interno di un progetto più complesso, che ovviamente ha molti punti che lo collegano al percorso che abbiamo detto fino adesso, che è Alberi, che è in realtà un progetto di installazione da cui poi è stato tratto anche un film. Che ha avuto una sua autonomia, ma che in realtà nasce all'interno di un progetto più complesso. C'è un lavoro anche qui specifico per quanto riguarda il filmare un determinato spazio, un determinato luogo. C'è tra l'altro un potere del cinema nel cambiare quel luogo, nel creare o nel reinventare un rituale scomparso. C'è un modo di filmare uno spazio che è il passaggio tra l'umano e il vegetale, perché c'è anche il fatto che tu utilizzi un certo tipo di movimento di macchina laterale in alcuni momenti, ma magari ci arriviamo. Insomma, ci sono molti temi su Alberi, quindi magari vorrei sviluppare qualcosa. Sì. Allora, Alberi è un lavoro che nasce da un culto, no, da una maschera, scusatemi, da una maschera, che è questa, è la maschera del Rumit, a proposito di uomini ovviamente verdi di cui parlava Paolo prima. E vengo a sapere, lavorando sul Pollino, dell'esistenza di questa tradizione, di questa maschera di Satriano di Lucania, maschera antica, qualche stile di tempi passati, purtroppo piccolini, vabbè. E mi interessa questa figura, come avete capito, quali sono le cose che mi muovono. Vado a Satriano, ma vado, se non sbaglio, verso ottobre, novembre, quindi non nel periodo in cui compare nelle vie questo personaggio. E l'amministrazione mi riceve, un'associazione che se ne occupa del carnevale mi ricevono, e questa immagine appunto l'ho scattata in quell'occasione. C'è una persona, si è vestita per me di edera, da Rumit, con il fruscio. Però la cosa che ovviamente questa immagine a me piace, però il momento che mi ha infascinato di più è stato questo, ovviamente, no? Cioè il momento in cui, passando davanti a una siepe, ho cominciato a non capire più cosa fosse, che differenza ci fosse tra figura e sfondo, insomma, ecco, insomma, nell'ABC dell'immagine. E quindi questa è la cosa che mi ha attirato. E ho fatto una proposta. Allora, rapidamente, il Rumit è una figura antichissima, una maschera antichissima, che compare nel paese di Satriano durante l'inverno. È una figura solitaria, quindi qualcuno del paese si veste così e poi gira per il paese, per la questua, no? E usa il fruscio, accarezza l'uscio delle porte, chi apre offre qualcosa a questa figura silente e maestosa, perché poi con questo pennacchio è alto più di 2 metri, però appunto è una figura solitaria.
L'amministrazione, quando io ho rivelato insomma di essere molto interessato a questa maschera, mi hanno detto ci piacerebbe se tu facessi un lavoro perché sta scomparendo. E difatti in quel carnevale, il febbraio successivo, sostanzialmente nessuno si era vestito da, spontaneamente da Rumit, perché è un'operazione faticosa, deve andare nel bosco per almeno una settimana prima a raccogliere tutta quest'edera, mantenerla in fresco, poi vestirti, questo affare, io l'ho provato, pesa una quindicina di chili, stava scomparendo, e io faccio una proposta che è quella di concepire un lavoro che appunto poi non è esattamente un corto perché era una sorta di cine installazione, l'abbiamo battezzata così, in cui il Rumit doveva moltiplicarsi nella direzione più del culto arboreo che della maschera, e quindi doveva esserci una massa vegetale pronta a entrare in paese, quindi tra questi uomini che si trasformano in alberi contemporaneamente trasformavano il paese in foresta. E il paese concorda, insomma accetta questa proposta, e accetta tra l'altro di realizzarlo in un altro paese che era più congeniale, quindi insomma una disponibilità enorme di Satriano di Lucania e di Armento, l'altro paese, di accogliere questa cosa. Vi faccio vedere qualche frammento di questo lavoro. Qui se riusciamo a fare più buio è meglio.
provo a, così, a farvi capire qual è lo sviluppo di questo lavoro, che è una, in realtà è una loop, perché questo nero che c'è all'inizio poi chiude anche il lavoro e quindi permette di proiettarlo in loop senza soluzione di continuità, ed è stato sempre mostrato così in una in forma museale, e quindi il film la cosa comincia quando qualcuno entra in uno spazio nel quale è proiettato e finisce nel momento in cui esce dallo spazio. La prima volta che l'abbiamo fatto in una cupola geodetica a New York, dove devo dire che funzionava molto bene, e c'era chi stava qualche minuto, chi restava qualche ora, quindi, come dire, c'erano le chiavi in mano al fruitore rispetto a inizio, durata, eccetera eccetera, insomma è concepito così. Però per soffermarsi sulla narrazione, queste figure che avete visto, questi uomini a un certo punto escono, li troviamo nel bosco, quel bosco dal quale siamo partiti con quel lungo movimento, quello Vito probabilmente un po' estetizzante. È la prima volta che utilizzavo un'Alexa e abbiamo fatto anche un po' di esperimenti con questa direttrice della fotografia polacca. Ci siamo un po' divertiti, era l'occasione per testare delle cose. Quindi arrivano in questo luogo dove li vediamo raccogliere qualcosa. Questo qualcosa appunto sono dei rami di edera, dai faggi. Qui eravamo in un bellissimo faggeto ad Agrifoglio. Gli uomini poi, come al solito, piano piano li perdiamo. E restiamo più sulla vegetazione, mentre compiono questi gesti di raccolta dei rami d'edera. Questa poi è l'inquadratura per la quale in sostanza ho fatto questo lavoro. Mi piaceva arrivare a un'inquadratura in cui non riesci a capire dove inizia il personaggio e dove finisce il paesaggio, per insomma, le questioni di cui abbiamo parlato fino adesso. E poi a un certo punto inizia il movimento.
Queste figure si mettono in viaggio e attraversano il bosco. Mi piace come tratto i lavori che faccio. Attraversano colline. Fino ad arrivare, insomma, in paese. Beh. Fino a tornare in quella, insomma, quella piazza che abbiamo visto poco dopo l'inizio. E lentamente la piazza si colora fino a riempire l'inquadratura. Questo è il momento in cui progressivamente ripiombiamo nel buio e ci raggiungono nuovamente i suoni dell'inizio, e di lì a un paio di minuti ricomincia ad albeggiare, quindi c'è questo racconto circolare che non abbiamo mai presentato in una sala cinematografica, anche se c'erano, insomma, delle possibilità, ma era pensato veramente per uno spazio diverso. E la cosa, ecco, la cosa buffa, grazie, la cosa che a me sembra interessante, mi ha anche preoccupato come cosa, ovviamente, è che, come vi ho spiegato, il Rumit era una figura solitaria, cioè il Rumit, questo uomo selvatico, è una figura che appariva d'inverno nel paese, solitaria, che girava per la questua. Noi abbiamo lavorato con il paese, con gli abitanti, per questa costruzione così un po' fantastica. L'anno seguente il paese ha organizzato la foresta che cammina, cioè resta la libertà di vestirsi da Rumit spontaneamente come sempre accaduto, ma un giorno l'anno organizzano la festa, scusatemi, la foresta che cammina, ho sbagliato,
Cioè, questo non è il nostro set, ma è Satriano un paio d'anni dopo. E quindi, con tutte le preoccupazioni che ovviamente possono raggiungerti rispetto alla violenza della macchina da presa, della finzione, eccetera, eccetera, no? È impossibile, no? Succede questa cosa strana che di solito i documentaristi arrivano dopo l'evento e qui invece in qualche modo prima c'è stato il film e poi la tradizione, se così si può dire, un po' per gioco, però mi sembrava interessante ragionare anche su questo. Ci siamo. Direi che abbiamo una decina di minuti per insomma, altre questioni. Vedo già una mano che si alza. Buonasera. Intanto complimenti perché mi incuriosisce un sacco e vorrei vederlo, se c'è in qualche piattaforma magari ci può... Per questo? Sì. Questo è un lavoro che ha un problema perché è un lavoro museale, quindi è considerato un'opera, insomma è un po' problematico, però siccome c'era un supporto Rai, in Rai passa una versione televisiva che ha La notte breve, insomma quelle robe lì, e, per cui so che si trova in qualche modo quella versione. E la domanda vera è come mai proprio per questo sceglie il digitale invece che la pellicola? Proprio per questo? Sì. No, qui è molto, veramente molto banale la risposta. Io non avevo utilizzato il digitale solo per le installazioni, quegli esperimenti che vi ho fatto vedere all'inizio e cose di quel tipo. Invece avevo sempre utilizzato il 16 o il 35 per le narrazioni, no, le questioni legate... più a quel contagio che la pellicola ha con la materia che a questioni di informazione, eh? E quindi non avevo mai utilizzato digitale di alta qualità. Questo era un esperimento che facevamo, un oggetto anche in preparazione a un film che poi però non è stato fatto. E quindi con Ita abbiamo deciso proprio di mettere le mani su queste macchine per cominciare a ragionarci, per capire se ci potevano dare qualcosa. No? Quindi è stato proprio, facciamolo adesso, che è quasi un gioco, e vediamo un pochino come si comporta. No? Quindi l'unica, avevamo un'Alexa con l'otturatore meccanico e poi invece montavamo delle lenti molto, molto vecchie, per cercare di togliere quell'eccesso di brillantezza e di incisione, ma è stato solo un desiderio di fare i conti non su un film che richiede un lavoro molto più lungo con quei dispositivi. Grazie. C'è. Qui. Io volevo soltanto... invitarti, se vuoi, a tornare un po' su un elemento a cui hai fatto riferimento in modo più implicito che frontale, che è un po' la questione della comicità che a partire da The Way Things Go penso sia con tutte queste sorte di gag meccaniche, automatici. Perché mi pare che, per esempio, rispetto al discorso, mi pare sia interessante, sia centrale per due questioni. Prima è che rispetto al discorso di decentramento di cui si è parlato molto rispetto a tutta un'altra serie di elementi che possono essere lo spostamento del punto di vista, l'invasione di elementi estranei dentro lo spazio umano. Anche il comico e il gag sono uno spazio in cui l'uomo risulta un po' decentrato, incapace, in cui le forze intorno a lui, che sono forze ambientali, in qualche modo prendono il sopravvento. E per cui mi pare che vada nella stessa direzione. E la seconda cosa è che rispetto a altri registi della tua generazione che penso possano essere accomunati a questo tuo sguardo per certi versi contemplativo sullo statico e così via, a partire da Barthes o Bellatar e così via, mi sembra che una cosa che contraddistingue in modo singolare i tuoi film sono questi momenti in cui sopraggiunge il gag e il comico.
No, per me quella è una cosa importante, molto importante. Sono delle cose che fin da bambino in Chaplin mi colpivano moltissimo, per esempio il circo, è pieno di elementi in cui, non so se vi ricordate quella scena in cui inseguito dalla polizia entra in un Luna Park e si finge statua, si finge marionetta, innesca tutta una serie di gag, no? Questo, il passaggio di stato, no? Quasi di regno, è sempre, ha un forte potenziale anche comico. E pensare solo a Tati, quanto gioca con gli oggetti nella loro trasformazione, quindi sono una parte molto importante, non solo per, insomma, anche per non fare dei film proprio barbosissimi, no? Con capre vecchi e poi chi se li guarda, per cui cerchi di... No, è una componente, insomma, importante di queste trasformazioni. E gli autori a cui guardo, che sono ovviamente dei giganti, come Tati, come Chaplin, o come Joseliani anche, no? In cui c'è sempre un gioco in cui tutti gli elementi devono nel corso del film andarsi a incontrare, andarsi a toccare. Se non ci sono altre questioni, non ci sono, questo altro lo decido io. No, dobbiamo salutarci perché Michelangelo deve prendere un aereo e quindi dobbiamo concludere. Grazie.